Michel Hunziker in lacrime da Maurizio Costanzo, il dramma della figlia Aurora. La conduttrice di Sanremo 2018, Michel Hunziker, si racconta in esclusiva da Maurizio Costanzo. Michel Hunziker torna in televisione dopo lo straordinario successo del Festival di Sanremo 2018 e lo fa raccontandosi in esclusiva nella nuova puntata dell'intervista, la trasmissione condotta da Maurizio Costanzo, che vedremo in onda questo giovedì 22 febbraio in seconda serata alle 23:30 circa su Canale 5. Un faccia a faccia decisamente molto intenso, durante il quale avremo modo di vedere che la Hunziker ripercorrerà le fasi salienti della sua vita sentimentale ma anche professionale, raccontando anche aneddoti inediti. La confessione shock di Michel Hunziker da Maurizio Costanzo. Ci sarà un momento particolarmente toccante in cui vedremo che Michel Hunziker si lascerà andare alle lacrime quando parlerà di sua figlia Aurora Ramazzotti e del dramma che hanno vissuto lo scorso anno. Tutto è partito da un'email misteriosa che è stata recapitata alla Hunziker, dove le veniva chiesto un'ingente somma di denaro da pagare in Bitcoin. Nel caso in cui ciò non fosse avvenuto, avrebbero sfregiato con l'acido sua figlia Aurora. Un momento di grande terrore per la conduttrice e per sua figlia, la quale nel corso dell'intervista da Maurizio Costanzo non ha nascosto la paura provata in quel periodo, quando ha temuto per davvero che qualcuno potesse fare del male alla sua amata Aurora. Per fortuna poi non è successo nulla di grave e serio e oggi Michel ha scelto di raccontare per la prima volta questo dramma in televisione, così come ha fatto pochi mesi fa con quello della setta, che l'ha tenuta prigioniera per diversi anni. Sanremo 2019, ritorna Michel Hunziker. Una Michel inedita, che nel corso di questa prima intervista ufficiale post-Festival di Sanremo parlerà anche dei suoi progetti futuri. La Hunziker ha confermato che la prossima settimana partiranno le riunioni a Mediaset per la messa in onda di un nuovo show, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 in primavera. Molto probabilmente si tratta di una nuova edizione di Scommettiamo Che, storico programma degli anni 80-90 minuti portato al successo dalla coppia Milly Carlucci-Fabrizio Frizzi. La Hunziker non ha nascosto neppure che le piacerebbe poter ritornare di nuovo sul palco dell'Ariston per una nuova edizione del Festival di Sanremo e visto il successo ottenuto quest'anno, non si esclude che la Rai possa decidere proprio di affidarle da sola la conduzione della kermesse canora, che quest'anno ha superato tutti i record d'ascolto precedenti.